Eccoci, bentornati in diretta amici di Le Fonti TV per questo TG Flash Sport e Business. Una breve rassegna, 5 minuti per ragguagliarvi tutto quello che riguarda il mondo dello sport legato però al mondo della finanza e dell'economia. Partiamo da una parola che sicuramente avete sentito ripetere molto spesso durante le nostre dirette, ovvero la parola ristori, che non riguarda solamente appunto l'economia nazionale ma anche il mondo dello sport, in particolare modo quello del basket, perché si è svolta negli ultimi giorni in videoconferenza l'assemblea di Lega con la protagonista e la presidente Umberto Gandini, che si è detto molto preoccupato dei ritardi relativi appunto ai ristori, agli aiuti da parte del governo dello Stato che dovrebbero interessare anche il mondo dello sport. Ci sono infatti molte spese in più che le società hanno dovuto affrontare per garantire la continuità del campionato. Pensiamo solamente alle spese che riguardano il settore della salute, i tamponi che devono essere effettuati per ogni giornata di campionato non solo agli atleti ma anche a tutto lo staff tecnico, e ci sono invece contemporaneamente anche molti ricavi in meno. Pensiamo solamente al ticketing, a tutti i soldi della biglietteria di cui le società devono fare a meno, perché purtroppo ancora in questo momento i tifosi non possono entrare nei palazzetti. Quindi una grave crisi dal punto di vista economico, una crisi che preoccupa il presidente della Lega, che ha detto che c'è una sottovalutazione insomma grave della situazione e soprattutto degli sforzi in più che i proprietari dei club devono fare per mantenersi in vita. Sappiamo purtroppo che lo spettro del fallimento ha aleggiato molto spesso sul basket in questi ultimi anni, con alcuni club che hanno dovuto chiudere i battenti. La situazione legata alla pandemia ovviamente incide ancora di più in maniera negativa, quindi una situazione, quella del basket della Serie A, da monitorare costantemente. Passiamo alla seconda notizia, perché abbiamo iniziato con la parola appunto ristori, ora ne tiriamo fuori un'altra che riguarda sempre il mondo dell'economia ma anche dello sport, ovvero i fondi di investimento. Ne avevamo parlato per quanto riguarda l'ingresso nella Serie A. In realtà poi, ecco, questo ingresso dei fondi delle società di private equity non si è verificato, perché si è conclusa in maniera totalmente diversa l'assegnazione dei diritti televisivi, con alla fine la supremazia di DAZN che si è accaparrata il pacchetto principale. Però attenzione, perché i fondi di investimento non sono interessati solamente al nostro calcio, alla Serie A, ma anche al rugby, in particolar modo alla nazionale neozelandese, i mitici All Blacks. Attraverso una offerta esattamente di 330 milioni di dollari, la società americana Silver Lake vuole acquisire il 15% dei diritti commerciali dei neozelandesi, una manovra che però non è piaciuta affatto ai giocatori capitanati da Sam Kane, che hanno addirittura emesso un comunicato, ve lo cito testualmente: c'è un rischio intrinseco di appropriazione culturale reale o percepita, dato che Silver Lake è una società di private equity anglo-americana, hanno sottolineato i giocatori. Cosa significa? Significa che c'è comunque un patto di fiducia tra gli All Blacks e il proprio pubblico, un patto che appunto si fonda anche sulla identificazione culturale, e l'ingresso di una società straniera lo metterebbe in crisi, anche perché, lo ricordiamo, in questo accordo c'è una clausola secondo cui una volta ceduto il 15% dei diritti commerciali, gli All Blacks non potrebbero più riappropriarsene in futuro. Ultima notizia di questo TG Flash è una curiosità che però comunque ci dà una degli elementi significativi dal punto di vista finanziario su dove si stanno dirigendo i club di calcio, anche i grandi club come il Real Madrid. Andiamo proprio nella casa dei Blancos, ovvero il Santiago Bernabeu, che lo sappiamo è oggetto in questo momento di una operazione di restyling, tanto che la squadra di Zidane gioca attualmente all'Alfredo Di Stefano. Un'operazione di restyling abbastanza particolare, perché nel nuovo Bernabeu non ci saranno solamente i ristoranti, le sale conferenze che siamo abituati a vedere negli impianti moderni di ispirazione naturalmente inglese, gli stadi della Premier League, ma ci sarà addirittura un casinò. Il perché è presto detto: si vuole tentare insomma di ricavare il più possibile anche per quanto riguarda il settore del betting, delle scommesse, e questa è una mossa cui non sta pensando solamente
sicuramente il presidente del Real Florentino Perez, ma anche dall'altra parte dell'oceano. Una squadra di baseball della MLB americana, i Washington National, progettano infatti un nuovo impianto con all'interno degli sportelli e dei punti scommesse. Quindi veramente si sta pensando anche a un metodo alternativo per incassare soldi, visto che i bilanci insomma sono parecchio in difficoltà per quanto riguarda il Covid, delle entrate che non riguardino solamente appunto il ticketing o il merchandising, ma anche il settore delle scommesse. E queste difficoltà riguardano, è importante sottolinearlo, non solo i piccoli club ma anche le grandi realtà come appunto il Real Madrid. E quindi ecco, con questa ultima curiosità noi chiudiamo questo TG Flash Sport e Business. Ora mi raccomando, non perdete l'appuntamento con Pocket News e Fast Finance, le nostre pillole formative e informative. Poi alle 14:30 riprende la diretta. In studio con voi ci sarà Alexandra Georgieva.